sopra, non è uguale, non è uguale. Anche la mappa, vedete, è diversa. Noi non siamo 500 che escono dalla Fiat. Quando uno dice a casa, mamma e papà si appiccicano, dice, cagnà, essere diverso, o qui giorno me ne vado un po' alla montagna, lo lascio a Visul, mamma, lo giorno, torno una volta, perché noi siamo nati per stare insieme, noi non siamo nati per essere isolati, ecco, noi siamo nati per stare insieme, per vivere insieme. Allora, chiudendo questa prima parte con Rea, presenteremo, e lì dentro si legge che poi la seconda fase, possiamo dire, dell'attività pastorale, oltre a ricostruire un quartiere dove mancavano le strutture, la scuola, l'oratorio, grazie a questi volontari, una ludoteca, Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro ci diedero 20.000 euro e mettevano su una ludoteca, un luogo, un laboratorio di informatizzazione, perché i ragazzi svantaggiati non devono essere diversi da quelli che già hanno i soldi, dunque devono imparare, devono avere anche loro tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Tra questi mettiamo su un teatro benedetto dal Cardinale sempre proprio nel 2006 appena venne a Napoli, che si chiamava perché anche questo è stato chiuso, Nino e Carlo Taranto, che sono i famosi attori comici che hanno fatto tante volte la spalla a Totò, Nino Taranto, perché è nato a Forcella, e Forcella ma pure la città di Napoli, aveva mai dedicato un teatro, e ebbe un premio dall'allora presidente della Camera nel 2005, Casini, e un premio, il famoso Paladino dell'infanzia, che è un premio che si dà ogni 4 anni a una persona che ha lavorato con i bambini. È un riconoscimento di soldi, sono 40.000 euro, ebbi questi soldi e disse, ma io la prima cosa devo fare un teatro, perché noi avevamo un teatro, andavamo, si diceva, tutto sottato, senza sicurezza, senza uscita, senza materiali ignifughi, cioè io parlavo di legalità, però tenevo un teatro illegale. Allora disse, la prima cosa, abbiamo questi soldi, facciamo questo teatro. Beh, è costato molto di più, però 40.000 euro è stata una boccata d'ossigeno, il teatro costò 120.000 euro. E anche quello fu un luogo di aggregazione, perché noi dobbiamo togliere i ragazzi dalla strada, come educatori, ricordate, dalla strada e dalla TV spazzatura. Voi dovete togliere i ragazzi da Maria De Filippo, da Grande Fratello, tutta questa televisione, credete, i ragazzi non sono riusciti, non hanno più uscito. Perché il problema dell'Italia, detto bene Benedetto XVI, non è tanto un problema di sicurezza, non abbiamo bisogno di carceri. Noi abbiamo bisogno di costruire luoghi educativi, di formazione, noi abbiamo bisogno di un esercito di maestri, di insegnanti, noi abbiamo bisogno che i genitori devono ritornare a fare i genitori. Cioè la tavola non esiste più, esiste il fast food. Infatti molte coppie giovani, che quando non lo fate voi, quando lo mettono sulla casa, mettono una piccola cucina, di piedi si mangia con un tavolino, in piedi, ma questa presa, e poi non sono a casa sua, a lavorare, scusate, no, a casa sua, sennò già separato, non è possibile. Ma anche il modo come costruiamo queste nostre case, che noi li arrediamo, c'è una famiglia, si sposa in chiesa, vai in una casa, non c'è un simbolo, non c'è una croce, non c'è una Bibbia aperta. Io nel corso per il matrimoniale dico, ragazzi, la prima cosa che dovete fare, ecco, è mettere il simbolo della nostra fede, che è al di là di un simbolo religioso, è un personaggio storico, Gesù. E che su morire se non parla croce, pure per molte persone da un fastidio, tanto è vero, grazie alla corte di Strasburgo finalmente siamo usciti da questa paura di togliere dagli uffici pubblici il crocifisso, perché un genitore fece causa allo Stato, per cui io ho letto proprio la sentenza, non ci sono parole, però io dico, attenzione, la giustizia deve essere giusta, giustizia giusta, deve essere equilibrata, deve capire che davanti abbiamo una persona, non abbiamo un numero, una persona che dice la Costituzione deve essere rieducata, rimessa nella società. Andate a Poggio Reale, abbiamo 18 persone in una cella 3 metri quadri. Io sono il parroco di Napoli, ma anche di Poggio Reale, che la maggior parte di questi 80 bambini hanno fuggito in carcere. Dunque, quando li vado a trovare, io dico, ma questo padre come farà a ritornare sereno nella società se lì vive un'aggressività, perché non è rispettata la sua dignità, i suoi diritti? Io non capisco, noi stiamo ancora a dire che bisogna costruire le carceri, ma quando arrivi il magistrato, quando arrivi il carabiniere, è già tardi.
Noi dobbiamo imparare attraverso gli oratori, attraverso questi incontri che facciamo, i nostri ragazzi, fare prevenzione. La Chiesa ha nel suo DNA la prevenzione, lo diceva San Giovanni Bosco nell'Ottocento, contro il metodo repressivo, fece il famoso metodo preventivo. Se rendete conto, la scuola, diceva Don Lorenzo Milani, deve essere come l'ospedale, deve curare chi ha più bisogno. E invece la scuola nostra italiana butta fuori, voi rendete conto? Un ragazzo che viene bocciato il primo anno, il secondo anno, il professore si deve dire, ma si deve porre un interrogativo, ma com'è che chi se lo studia? Ma forse il problema posso essere anche io. Invece no, noi andiamo avanti con il potere della repressione. Ma si è comportato male, senza chiederci, ma perché chi se ne ha studiato, c'ha problemi in casa? Perché oggi il professore è un missionario. Oggi fa così, professore, poi io dico, cambiamo mestiere, andiamo a fare altra cosa, che nessuno è obbligato a fare quella determinata cosa. Piano piano, dunque, anche con la seconda fase, abbiamo lavorato con i bambini, perché io credo che i bambini non sono mai a rischio e il contesto che li rende vulnerabili è a rischio. Allora, con i bambini abbiamo cercato, anche adesso qui nella Fondazione A Voce Creatura, di dare un'opportunità. I ragazzi studiano, sono molti ragazzi che avevano abbandonato la scuola, si sono rimessi nei percorsi scolastici, nel famoso ciclo scolastico. Abbiamo cercato di sconfiggere un po' l'abbandono scolastico. In Campania abbiamo 10.000 ragazzi che non vanno più a scuola. 10.000 ragazzi. La criminalità è diffusa, ricordatevi, dove c'è ignoranza. Dove c'è ignoranza c'è devianza. Diceva Socrate, cos'è la virtù? E rispondeva Socrate sempre, è conoscenza. 10 sono i comandamenti che noi conosciamo. Io aggiungerei altri 10. Primo comandamento studiare, secondo comandamento studiare, terzo comandamento studiare, quarto comandamento studiare. Ragazzi, sta troppo cincincito. Ragazzi, voi sarete veramente futuri senatori, deputati, amministratori, perché dalla Chiesa devono nascere queste persone. Perché ormai noi dobbiamo capire, diceva Don Tonino Bello, grande vescovo, il vescovo con l'anello di legno e con la croce di legno, perché noi abbiamo bisogno di questi vescovi. Diceva Don Dottorino Bello che la politica è il potere del servizio, non a servizio del potere. Che definizione nobile della politica, è il potere del servizio e non a servizio del potere.